I sogni sono Mistere Pecora, puntata numero 35, e sarà l'intro più veloce di tutte. Soldi e un articolo che vedete qui giù. Leggete quel bel titolo? Incasso da Super Enalotto, 6,55 miliardi per le licenze 5G. Allora, adesso non la trovo, ma ha preso la calcolatrice, ho fatto un calcolo. Prendendo i numeri degli operatori di telefonia mobile in Italia, sono pubblici, c'è un'autorità garante per le comunicazioni, abbiamo un grafico. Questo grafico, che vi riporto qui, eccolo qui, lo vedete qui su, parla, io devo guardare al computer, come è segmentato il mercato della telefonia mobile in Italia. Come vedete ci sono tre grandi poli, TIM, Vodafone e Wind 3, che occupano praticamente su per giù il 90% del mercato da soli. E poi ci sono i piccoli, no? I vari Poste Mobile, Iliad, eccetera. Bene, se prendete le 6,5 miliardi, mediamente i più grandi, quindi parlo delle prime due, soprattutto TIM e Vodafone, hanno speso 2,2 miliardi per le licenze. Facciamo un breve calcolo: in Italia ci sono, secondo i dati, 100 milioni di utenze mobili attive, quindi dividiamo quel numero ed è facile sapere che 80 euro a testa sono costate le licenze sul singolo utente. Voi pensate che le società di telecomunicazioni li riguadagnino in maniera abbastanza difficile 80 euro per ogni utente? È una scommessa che varrà per i prossimi decenni, perché le licenze scadono, ma hai voglia quando scadranno. Quindi, come vedete, ogni tanto è anche bene. I sogni sono E spiegare che siamo di fronte a una grandissima rivoluzione, che è stata però forse troppo anche enfatizzata mediaticamente da una parte e dall'altra. È vero che il nostro Stato, l'Italia, ha guadagnato tantissimo dalla vendita delle licenze del 5G, c'è stata una gara, insomma, rispetto agli altri paesi l'Italia ha guadagnato molto, ma non è che diciamo avevamo bisogno della beneficenza. Ecco, chi ne beneficerà di queste licenze avrà una grande autostrada telematica da gestire da qui ai prossimi decenni. E quindi il titolo di questa puntata, finché Wi-Fi non ci separi, tutto il 5G spiegato a prova di scemo. Ovviamente il primo degli scemi sono io, perché mi sono dovuto mettere a studiare. Quindi studiando ho provato, insomma, a mettere un po' insieme le informazioni e volevo provare a condividerle con voi, a spiegarvi come funziona questo benedetto 5G, anche perché è già arrivato. I saluti, ovviamente, ciao Nino Fazio, Alessandro, Enza Leggeri, Salvatore Borzacchiello, Borzac, Leon Giulio, Silvia Jones, anche la mamma che non si perde mai una live, e 58 persone collegate. A chi è collegato chiedo di palesarsi. Se non vi conosco, lasciate un commento nella live originale, perché so che molti la condividono e quindi purtroppo non vi posso salutare perché non vi vedo se non vi palesate. A me escono solo le notifiche di quelli che ho amici. Quindi lasciate anche un commento se vi interessa il tema di questa live e se avete domande sarò felice di rispondere alle vostre domande. Ma subito dopo, 10 secondi per la sigla di Sostiene Pecora. La meravigliosa sigla di Sostiene Pecora. Come vedete qui, ovviamente facendo poi tutti i magheggi del caso, io metto i titoli e me ne perdo alcuni per strada, vi ho già spoilerato dall'inizio un tema che sarà il tema principale di questa live, una parola che forse pochi conoscono, ovvero la latenza. Che cos'è la latenza? La latenza è semplicemente una velocità. È la differenza tra quando noi inviamo un segnale, quindi il dispositivo che invia questo segnale, e dall'altra parte chi riceve questo segnale attraverso altri dispositivi. Se funziona, Aldo per il sociale, vi faccio vedere una cosa, ve la spiego in parole semplici. Voi adesso mi vedete, questa è anche la camera di backstage, vi faccio vedere questa live. In questo momento voi state vedendo, vedete, il minuto 6:36, io sto parlando, vi accendo anche l'audio così ve ne rendete conto, se ci riesco con una mano.
Eccolo. Questa è la latenza spiegata in maniera semplice. Spero di aver inserito bene le parole input e output. Questa è la latenza spiegata. Stavate vedendo tutto il backstage di Casa Pecora. Ritorniamo. Ritorniamo. Ecco qui. Adesso devo disattivare l'audio, altrimenti ci incasiniamo la vita. Ecco cos'è la latenza. È la velocità che dove resta fermato, bloccato il segnale dal momento in cui lo inviamo al momento in cui voi lo ricevete. Vedete, questa live ha una latenza di diversi secondi. Io inizio ad andare in live a un determinato orario, dopo circa più di 15 secondi voi mi ricevete rispetto a quando io ho iniziato ad andare in live. E questo è il problema del secolo. È il problema del secolo perché è vero che quando è nato internet lo utilizzavamo sicuramente per inviare posta elettronica, per fare tante operazioni, non lo usavamo certamente come lo stiamo usando oggi. C'è sempre una maggiore richiesta di dati, di accesso ai dati, e quindi aumenta anche la cosiddetta latenza. Quindi più dati immettiamo in queste reti, oggi la rete più veloce è il 4G LTE, più dati immettiamo, più persone si collegano, più è grande la quantità di quei dati da scaricare, più aumenta quella latenza. Dov'è il problema? Oggi viviamo nell'era dell'Internet of Things, degli oggetti tutti connessi tra di loro, macchine che parlano con il cellulare, frigorifero che parla con l'intelligenza artificiale di Alexa, accende le luci, spegne le luci. Ecco, in questo mondo sempre più iperconnesso, immaginate di dover collegare anche, che ne so, il passaggio di un'ambulanza, quindi il segnale GPS di un'ambulanza o di un'automobile delle forze dell'ordine che sfreccia per strada con i semafori di quelle strade. Ecco, questo è il problema che l'uomo, nell'era super tecnologica e della deriva, io chiamo, iperconnessa, ha dovuto provare a risolvere, e lo risolverà grazie al cosiddetto 5G. 5G che è già operativo anche in Italia, lo vorrei ricordare perché era stato annunciato già per il 2019 le prime città sperimentali, quindi su Milano, Torino, Roma, le sperimentazioni già si stanno facendo, addirittura io... Non ci credo quando ho letto la velocità di download, anzi forse era quella proprio di upload, si parla di 3 gigabit, è una roba pazzesca. Voi immaginate nel momento in cui io sto trasmettendo, starò trasmettendo più o meno in questo momento a circa 24-25 mega al secondo in upload, immaginate a 3 giga. Cioè, quindi è veramente una comunicazione istantanea. Questo è il motivo per cui è nato il 5G. Ciao Renato Geremicca, ciao Ranieri Calopresti e Simona Brienza. Quindi il 5G è nato perché siamo tutti entrati su internet e abbiamo una necessità enorme di usufruire di sempre più connessioni con i nostri oggetti, con gli oggetti che ci circondano, con i quali viviamo. Appunto anche la macchina, l'utenza domestica, il televisore, il frigorifero, l'assistente vocale, eccetera. Le città che tra di loro lavorano nel concetto e nell'ottica della smart city, quindi dove tutto è efficiente perché la città è connessa e parla con gli altri oggetti sparsi nella città e con i suoi cittadini. Per questo era necessario creare una nuova rete. Questa nuova rete ha una potenza di calcolo, di dati, di upload enorme, gigantesca, stratosferica rispetto alla rete attuale, e ha animato anche tante polemiche. Intanto, visto che mi piace anche sempre parlare con i numeri, c'è uno studio di Boston Consulting Group, BCG, è una società di analisti, e hanno decretato che entro il 2021 in Europa il 4G, quindi le connessioni che noi oggi abbiamo su tutti i nostri dispositivi mobili, non sarà in grado di reggere la richiesta di dato di traffico proveniente dalle metropoli. Una domanda che fino al 2025 crescerà con ritmi di 40% all'anno, quindi ogni anno ci sarà sempre una maggiore richiesta del 40% di dati, di prodotti del 40%, e quindi per questo serviva una nuova rete. Cosa faremo col 5G? È chiaro che riducendo la latenza sicuramente le comunicazioni saranno istantanee, le smart city funzioneranno in maniera istantanea, le comunicazioni
un incidente stradale, il semaforo spento. Immaginate, insomma, è una cosa che non è che avverrà tra 10 anni, avviene già nei prossimi 2-3 anni. Pensiamo soprattutto alle grandi metropoli, perché un'altra delle cose da dire è che il 5G nasce per le metropoli, sicuramente non nasce per servire le aree rurali. Perché vi dico questo? Perché vi dico questo? Perché ci sono anche state tantissime polemiche. Ora, qua non si tratta di giocare a chi è più o meno complottista di un altro, si tratta di esaminare in maniera onesta le informazioni che abbiamo a disposizione. Ancora ad oggi non è stato dimostrato scientificamente, ma non vuol dire che non sarà dimostrabile in futuro, che questa potenza delle nuove antenne, dei nuovi ripetitori, non possa anche provocare degli effetti negativi sulla nostra salute. Non è ancora stato dimostrato. Ci sono degli studi al riguardo, ci sono anche quelli che subito a prescindere hanno gridato al lupo, oddio, al lupo detto da pecora fa un po' ridere. Però, quali sono i dati? Abbattono gli alberi perché deve passare il segnale del 5G, muoiono gli uccellini a causa del segnale del 5G. Hanno già dato risposte ufficiali gli operatori, tra l'altro l'Italia ha forse la normativa più severa in tema di cosiddetto elettrosmog, no? Quindi lo smog tecnologico delle segnali, dei segnali e delle frequenze. Non sono stati dimostrati legami tra le morti di quegli uccellini e gli alberi che intralciano il segnale, sicuramente gli alberi intralciano il segnale, ma si è aperto un grande dibattito che mi ha ricordato un po' quello che ci fu sulla parte, diciamo, ha segnato tutto il corso dell'Ottocento, quando è stata inventata l'energia elettrica, quella che oggi entra nelle nostre case. Ho visto un bel film tempo fa, non so se lo avete visto anche voi, su Thomas Edison, sta su Prime Video. Se qualcuno di voi ha Prime Video lo può andare a vedere, ve lo consiglio perché è veramente un bel film. In questo film è raccontata la storia di Edison, il grande, il genio Edison, no? L'inventore della lampadina e anche ovviamente dell'energia elettrica, e della sua disputa con un altro signore, Westinghouse, se non sbaglio, si chiamava, che era il suo contendente. Il mercato lì era diviso in due, la corrente continua, l'energia elettrica continua che aveva inventato Edison e quella corrente alternata che aveva inventato il suo competitor e che poi, grazie a Tesla, riuscì a renderla, diciamo, sicuramente più appetibile per il mercato perché costava di meno, tant'è che oggi nelle nostre case entra corrente alternata, nei dispositivi elettronici invece, ciò dove non passa continuamente la corrente elettrica ma ci sono le batterie, è quasi sempre alimentato a corrente continua. Perché vi faccio questo esempio? Perché ritorna nel 5G. Vedete, ho studiato, ho fatto i compiti a casa. Il 5G sarà risolto il problema della scarsa portata del segnale, perché è vero, il segnale del 5G è molto più debole potenzialmente, cioè paradossalmente, scusate, in potenza degli attuali segnali, degli attuali ripetitori. Quindi è molto più suscettibile a incontrare un ostacolo e quindi a diminuire, ma non di poco, di 20, 30, 100 volte la sua capacità. Basta un albero, basta un palazzo, eccetera. Come si risolverà il problema? Come era all'inizio la disputa tra Edison e il suo competitor. Edison faceva la corrente continua, ma aveva bisogno di tante centrali per poter sviluppare l'energia in queste centrali, no? Quindi costava di più installare tante centrali, mentre il suo competitor, l'inventore della corrente alternata, era riuscito a portarla per lunghissimi, lunghissimi tratti senza installare in quei tratti tante centrali. Succederà la stessa cosa per il 5G, è stato annunciato, ma lo potete verificare, ci saranno semplicemente più ripetitori, più antenne, chiamiamole come vogliamo, che trasmetteranno il segnale laddove ci possono essere degli ostacoli. Ho letto anche per il discorso degli alberi, e me ne dispiace, perché veramente mi dispiace per gli alberi che vengono abbattuti a prescindere, anche quando c'è un fulmine che li rende pericolanti. Mi dispiace, ma sicuramente ad oggi le informazioni ufficiali giornalisticamente non posso non considerarle,
vengono dichiarati abbattuti gli alberi che sono pericolanti. Sarà un caso che però vengono abbattuti tutti in questa fase? Questo non lo possiamo sapere. È una competenza che spetta ai sindaci. Si dovrebbe andare ad indagare direttamente su ogni singola pianta. Non è un lavoro che posso fare di certo io, però chi lo vorrà fare nel suo territorio potrà portare avanti questa indagine. Leggiamo qualche commento. Intanto saluto anche Riccardo D'Avanzo, Angela Lopresti, Simona Mileto, Grazietta Caminiti. Matteo Contu dice: in Italia abbiamo tra i parametri da rispettare più bassi in assoluto, ben sotto la media considerata a rischio. E Simona Mileto dice: e noi abbonati ci siamo visti aumentare le tariffe dei nostri piani telefonici. Per cosa? Ecco, allora, sui parametri volevo rassicurare Matteo Contu. Ho dato un'occhiata, sicuramente preparare una puntata di queste comporta anche uno studio, ci metto la faccia, ma non ho tutte le carte disponibili, non lavoro all'Istituto Superiore di Sanità, non lavoro al CNR, quindi mi riprometto di farlo in futuro. Rispetto a quello che ho in mano in questo momento, vi posso dire che non è dimostrato scientificamente ad oggi che il segnale venga intrecciato dagli alberi, che quindi gli alberi vengono abbattuti per questo motivo, b, che la potenza, il segnale abbia bisogno per forza di alberi abbattuti per poter passare, perché come vi dicevo dagli atti risulta che è stato dichiarato c'è un impegno a installare più ripetitori e non penso che le società telefoniche possano abbattere gli alberi. Ciao Gianluca Santoro, ciao Gianluca. Però resta un fatto, restano questi famosi 80 euro per i prossimi decenni, l'investimento che hanno fatto le telco. Io vi ho messo anche una musichetta di sottofondo che avrete riconosciuto all'inizio di questa live. Le telco avranno grandi vantaggi. Non è un caso, tutto quello che succede non è un caso, lasciatemelo dire, perché se oggi abbiamo compagnie telefoniche che producono servizi di streaming video, non mi stupisce che siano quelle stesse compagnie telefoniche che hanno fatto a gara con altre per accaparrarsi le frequenze del 5G, perché quei dati interessano anche, cioè quelle frequenze interessano anche a loro per portarci dentro i dati dei quali poi usufruiranno i loro utenti. Questi dati sono i film, in questo caso facendo l'esempio del più grande operatore italiano, del primo di quella classifica che vi avevo fatto vedere, che ve la ridò qui su in questo momento. Quindi è un tema molto dibattuto. Il problema fondamentale, come vi dicevo, è quello della latenza, quindi ridurre questo gap, questo tempo che passa dal momento in cui il segnale viene creato al momento in cui viene ricevuto, ma è veramente una grande rivoluzione. Ma chi ci guadagna, come sempre, sono le società telefoniche, perché è un investimento, vi ripeto, ridicolo sul costo del singolo utente per un anno, quindi se lo ripagano, se lo riammortizzano in un anno. Cosa si farà col 5G? Dicevo, le smart city, la mobilità interconnessa, ci sono già automobili, ci sono interessi delle grandi case automobilistiche a far parlare le loro automobili tra di loro, a interfacciarsi con gli altri autoveicoli e con le reti infrastrutturali, perché poi anche nelle strade ci saranno magari dei sensori che capteranno delle informazioni che saranno restituite in quel caso al conducente, al guidatore, o anche, soprattutto perché i dati sono il nuovo petrolio, agli operatori e in quel caso anche a chi ti vende l'automobile. Non so se ci avete fatto caso, ma già oggi nelle nostre automobili le assicurazioni ci fanno installare la scatola nera e ci fanno anche lo sconto sull'assicurazione, ma perché con quella scatola nera controllano tutti i nostri movimenti e quando noi firmiamo la privacy diamo il consenso a utilizzare tutti quei nostri dati. Quindi alla fine c'è sempre quell'interesse supremo, quell'interesse maggiore a controllare i nostri dati e ad avere appunto il beneficio massimo dall'investimento che stanno facendo. Oltre a questo, vi dicevo, ci si potrà usufruire di servizi video in maniera praticamente istantanea, scaricheremo film, vedremo di tutto, giocheremo online, si gioca molto di più online. Io ricordo che quando iniziai a giocare con il computer e con la PlayStation, che ho usato di meno, giocavo inserendo il CD del gioco e giocavo da solo, al massimo giocavo con i miei fratelli o con i miei amici che venivano a casa a giocare con me, o io andavo a casa loro a giocare con loro.
Oggi si gioca online, oggi si gioca in streaming addirittura, quindi ci si riprende mentre si gioca online. Immaginate la mole di dati enorme che si produce. Io nel mio piccolo con questa mia live ho avuto diversi problemi, anche a causa della latenza, ma soprattutto a causa della banda. Quindi risolveranno questo problema e ne beneficeremo sicuramente tutti. Ciò non vuol dire che non dobbiamo tenere gli occhi aperti. C'è qualche altra domanda? Marcello Di Bilio: mi spiace Aldo, non possiamo dire che non sappiamo se gli alberi non sono stati tagliati perché pericolanti. Abbattere gli alberi che sono in vita è ossigeno, è un ossimoro rispetto alla stessa vita che il 5G dice di voler migliorare. Vi ripeto, Marcello Di Bilio, chiediamolo ai sindaci, sono loro che sono competenti. Poi ovviamente non bisogna escludere nulla, non bisogna escludere che magari ci siano anche gli interessi delle grandi società multinazionali, sia di telecomunicazioni, sia informatiche e tecnologiche, di sovvenzionare in qualche modo la trasformazione tecnologica dei nostri comuni, delle nostre città. Su questo non ci piove, ci sono dati altrettanto pubblici di investimenti massivi, soprattutto in determinate città, penso a Milano, da parte di grandi player delle telecomunicazioni e di grandi player tecnologici. Quindi non stiamo dicendo nulla di diciamo non verificabile. Io dico che giornalisticamente non è dimostrato che gli alberi siano il problema del 5G, perché dichiarano di installare più ripetitori. Andiamo a vedere dove sono questi ripetitori, chiediamo e vigiliamo attraverso anche il CNR, l'Istituto Superiore di Sanità, chi deve vigilare sull'emissione delle frequenze, sulle emissioni nocive, quindi sull'elettrosmog, e poi parliamo. Ad oggi questi dati non ci sono, vigiliamo affinché questi dati noi ce li possiamo avere. E vi ripeto, andiamo dai sindaci, i sindaci possono essere intervistati, magari qualcuno lo cercherò anch'io. Di norma, ma lo abbiamo visto più volte, l'ho visto a Roma, ma lo vedo anche qui al mio paese dove sto adesso, gli alberi vengono abbattuti perché ci sono dei problemi. Cioè, pensate, anche se c'è una scuola vicino e cade un ramo di un albero che viene dichiarato pericolante, bisognerebbe andare a vedere chi lo dichiara pericolante. Vi ripeto, è una morte per me nel cuore vedere un albero magari con 100 anni che viene abbattuto. Però se lo fanno, evidentemente c'è chi certifica che quell'albero è gravemente malato. Quindi andiamo a verificare queste cose. Nino Fazio: potrebbe essere la morte della televisione tradizionale a vantaggio di tutti i servizi che si possono ottenere tramite film in streaming, migliore qualità, servizi giornalistici come i tuoi e via discorrendo. Sicuramente è cambiato il modello, la televisione è ormai diventata on demand, l'informazione ma anche la parte di formazione che si fa online. Pensiamo a quello che sta avvenendo oggi, che le scuole sono chiuse. Si fa quasi tutto con i video, è cambiato il nostro anche approccio ai contenuti. Ricordiamo, il 70% di quello che vediamo in video, e quindi cosa facciamo? Cerchiamo tutorial per imparare a fare qualcosa, una ricetta, produciamo contenuti informativi, e quindi l'utente ormai tende, è vero che questa è una live per esempio, ma l'utente tende ad andare a cercare quel qualcosa quando ne ha bisogno, motivo per il quale la live io la lascio anche disponibile in differita per chi dovesse averne bisogno. Ciao Giuseppe Curulla, ciao Giovanna Colella, grazie Giovanna, grazie. Nino, hai visto? La mamma tua mi vuole bene, ma Nino è anche altrettanto bello, anzi sicuramente molto più in forma anche del sottoscritto. Wow, 25 minuti e 17 secondi, la live è anche iniziata in ritardo. Io sto sudando, non vi dico come, probabilmente si vede anche in video, perché siamo passati da temperature intorno agli 8 gradi a 45. Io poi ho tutte le luci, vi ho fatto vedere un po' di backstage, non l'avete visto completamente. Ma sto sudando veramente caldo, la puntata saranno le frequenze, ma è veramente calda. Roberto Zoccolan chiede: giusto per capire, i dati non ci sono anche dal punto di vista sanitario, ma si parte con l'infrastrutturazione? Chiede Roberto Zoccolan. Sì, l'infrastruttura c'è già, io le ho definite autostrade telematiche, l'infrastruttura si sta creando, ripeto, le stanno anche finanziando direttamente innanzitutto gli operatori telefonici, ma ci sono anche degli accordi con grandi società di produzione di hardware, perché le antenne le faranno Ericsson magari, no? I router e le...
la parte di tutto il tracciamento, ecco, della filiera probabilmente spetterà a Cisco o ad alcune altre di queste società. L'archiviazione dei dati, il cloud lo metteranno a disposizione Microsoft, Google, IBM. Tanto per fare dei nomi, quindi è una partita che non sono i 6,55 miliardi che vi facevo vedere nel titolo eclatante, I sensazionalissimo di sogni son soldi che ci sono dietro, dell'affare che c'è dietro e degli investimenti che le stesse società, anche e soprattutto le telco, si faranno carico, sono briciole. Qui si parla di investimenti per decine, centinaia di miliardi, perché si sta disegnando la grande autostrada telematica che ci porterà fino al 2100, fino al 2080 sicuramente, non sappiamo se fino al 2100. Quindi il web farà un salto esponenziale, parliamo di una capacità di un potenziamento della rete che è superiore alle 20-30 volte rispetto alle reti che utilizziamo oggi. Ed è chiaro che ovunque ci sia qualcosa di tecnologico e di innovativo, ci sono sempre gli interessi delle multinazionali, di quelle società che vi ho citato e che conosciamo, probabilmente anche di Facebook, perché anche Facebook ha i suoi interessi, soprattutto nel comparto video e anche del gaming con la realtà aumentata, eccetera. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Lo sai che ti ho screenshottato, dice Borzak, te lo invio in privato. Tu sei un grandissimo STR perché fai le screenshot meravigliose con le mie espressioni peggiori, quindi però io resto serio. Resto serio, la puntata era molto seria, il tema è serio, serio perché ci sono degli effetti immediati sulle nostre vite. E ripeto, lo dico infine anche di puntata, tutto ciò che oggi non è effettivamente dimostrato non vuol dire che non esista. Quindi, abbasso gli allarmismi, non gridiamo da una parte quelli che dicono ah, è una bufala, che dicono che gli alberi vengono abbattuti e gli uccellini muoiono, dall'altra parte i cosiddetti definiti complottisti che dicono non è vero perché gli alberi muoiono, eccetera. È una partita tra poveri, se la mettiamo in questi termini. La verità sta sempre in mezzo. Sta sempre in mezzo tra quelli che dicono che quello sia un qualcosa di nocivo e quelli che dicono che invece è una bufala dire che è un qualcosa di nocivo. Ci sono sempre da una parte e dall'altra delle posizioni, ma la verità sta sempre in mezzo. Questo è quello che io penso con tutta l'umiltà di questo mondo e proverò a verificare, soprattutto come ho promesso tempo fa, a vigilare perché Aldo non se lo compra nessuno. Da questo punto di vista potete starne certi. Ciao Giulia Salaris, sei arrivata alla fine della live. Io ho parlato per mezz'ora, quindi vi saluto e vi do appuntamento. Ovviamente non vi ho fatto il reaction moment, scusate, ma me lo fate fare il reaction moment? Dai, lasciatela qualche reaction, il cuoricino, il pollicione, qualcosa che comunichi a Facebook, questa live è interessante, mi è piaciuta, questo povero Cristo sta producendo contenuti interessanti, facciamo engagement, così Facebook mi promuoverà sulle bacheche degli altri, perché attualmente mi vedono soltanto quelli che sono già in contatto con me o con i miei amici che condividono questa live. Quindi vi do appuntamento a Eta domani, beta, io nuovi domani sarò mestieri, nuovi ospite. linguaggi. Non parlo, mi taccio perché c'è la intro. Io domani sarò ospite di Eta Beta su Radio 1. Parleremo di fintech e di coronavirus, quindi tutto quel mondo della finanza tecnologica che anche a maggior ragione in questa fase particolarmente delicata, nella quale non è vero che non andiamo, difficilmente andiamo a fare la spesa e a comprare qualche cosa in un negozio fisicamente, quindi facciamo tutto online, è anche vero che le banche in questo momento sono chiuse, dobbiamo poter utilizzare i nostri soldi, quei pochi che abbiamo, e capire come invece averne se non ne abbiamo e se non arrivano i sussidi dello Stato, i 600 euro dell'INPS, eccetera. Ovviamente si spegne sempre la mia reflex dopo mezz'ora, questo io lo so, non sono riuscito a risolvere il problema. Vi ripeto, vi aspetto domani alle 11:05 puntuali su Radio 1 con Massimo Cerofolini. E quindi la chiusura, se non l'avete ancora fatto, mettete like alla mia pagina,
lasciate un commento, condividete questa live e, se lo vorrete, attivate la campanellina delle notifiche. Qui ho lasciato tutta la grafica incasinata, io vedete, input che restava fermo lì perché ho modificato i titoli all'ultimo momento, volevo farvi vedere l'esperimento, quindi ho levato il mio nickname e restava scritto input, vabbè, era figo lo stesso. Grazie, Sostiene Pecora solo per oggi finisce qui. Ci vediamo la prossima settimana, lunedì, sempre alle 17:30, sempre su Facebook, sempre in diretta. Ciao!